Crescono i contagi nell'Agrigentino, i positivi sono 52. Agrigento passa a 7, confermato il primo caso ad Aragona. I casi più numerosi si registrano a Sciacca con 18 tamponi positivi. Si potenziano i posti di terapia intensiva in Sicilia, il piano della regione per fronteggiare l'emergenza, parla l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Via libera alla cassa integrazione in deroga per le aziende siciliane, boccata d'ossigeno per i lavoratori. Contrasto alla criminalità in tempo di coronavirus, 3 arresti ad Agrigento e provincia. Questa è la situazione in provincia di Agrigento alle ore 10.30 di oggi, giovedì 26 marzo 2020. I casi di coronavirus sono 52 così distribuiti, 7 ad Agrigento, 1 ad Aragona, 1 a Camastra, 2 Canicattì, 3 Favara, 3 Licata, 4 Menfi, 1 Montallegro, 3 Palma di Montechiaro, 1 a Raffadali, 6 a Ribera, 1 Santa Margherita Belice, 18 Sciacca e 1 a Siculiana. A questi bisogna aggiungere i 2 casi positivi al tampone post mortem d'un pensionato di Agrigento e d'un 70enne di Mussomeli deceduto all'ospedale di Agrigento. Gli agrigentini ricoverati negli ospedali, 1 a Sciacca, 2 a Caltagirone, 5 a Caltanissetta, 3 ad Enna, 1 a Marsala, 1 a Trapani e 1 a Partinico. La diagnosi non è stata affatto semplice. Arrivata la conferma del caso positivo di Covid-19 ad Aragona, è già scattata, provando a contenere il rischio contagio, la cosiddetta indagine epidemiologica. A rassicurare è il sindaco Giuseppe Pendolino. Appena appresa ufficialmente la notizia, ho contattato la famiglia per avere informazioni sullo stato di salute del paziente e li ho invitati a ripensare ai contatti avuti nei giorni antecedenti al ricovero. I familiari con cui è stato in contatto si sono messi in quarantena ed alcuni si sono sottoposti al tampone, ha reso noto il sindaco d'Aragona. Cari concittadini, è una notizia che non avrei mai voluto dare. Mi è stato notificato pochi minuti fa il primo caso di coronavirus nella nostra comunità. Mi preme precisare che ho subito allertato le forze dell'ordine e che il paziente si trova ricoverato da oltre 10 giorni in ospedale. Oggi più che mai vi prego di stare a casa, rimanete a casa, l'unico modo come ci potete aiutare, vi potete aiutare, ci possiamo aiutare è quello di stare a casa. Vi prego di stare a casa. Cerchiamo tutti di collaborarci, cerchiamo tutti di capire il dramma che stiamo vivendo e solo stando a casa lo possiamo superare. Ad Agrigento altri 2 nuovi casi di coronavirus. Entrambi sono persone che risultano ricoverate perché presentano i caratteri tipici del Covid-19. Una persona è ricoverata presso il reparto di malattie infettive di Caltanissetta, mentre la seconda è ricoverata nello stesso reparto dell'ospedale di Enna. Lo ha dichiarato il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, tramite una diretta Facebook. Ben oltre 700 concittadini si trovano in una condizione di quarantena. Ci rivediamo per dirci gli aggiornamenti ad oggi. Intanto mi prevedirvi che relativamente al caso emerso ieri della signora risultata positiva, oggi ho provveduto a sentirla telefonicamente. La signora sta bene, è una sintomatica e quindi non ha alcun disturbo legato al virus che l'ha resa positiva al tampone. Oggi la notizia è di 2 nuovi casi di risultati positivi al coronavirus. In questi 2 casi entrambi sono persone che risultano ricoverate perché presentano i caratteri tipici, la sintomatologia tipica del virus. Una persona è ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta, una seconda è ricoverata presso l'ospedale di malattie infettive di Enna.
Qui, sin qui, il bollettino, diciamo, dei soggetti che sono risultati positivi. Abbiamo oggi provveduto ad incrociare i dati del comune, quindi del COC, Centro Operativo di Protezione Civile Comunale, con quelli dell'ASP di Agrigento. Finalmente, all'esito di questo incrocio dei dati, noi oggi possiamo dire di avere ben oltre 700 nostri concittadini che si trovano in una condizione di quarantena, che stanno scontando quindi una quarantena. Le nuove disposizioni della regione siciliana, come voi sapete, prevedono il tampone al termine del periodo, per cui ci stiamo interfacciando con ASP perché si proceda in questa direzione e quindi si diano i ragguagli del caso alla luce della nuova ordinanza. Ogni tanto dai mezzi di comunicazione si tende a far passare l'idea che una regione del sud come la Sicilia possa non essere pronta a gestire una fase di crescita epidemica del contagio. Ed allora il piano che ha elaborato la regione tiene conto di un modello che è stato condiviso dall'Istituto Superiore di Sanità e che evidenzia la fase di crescita del contagio nella progressione che è stata avuta sia nella media nazionale che nella media delle più grandi aree colpite, e quindi le tre regioni del nord dove sono nati i primi focolai e le prime zone rosse. Noi abbiamo tenuto conto di questa esigenza e immaginato un picco di contagio che ha visto predisporre un piano tanto per i reparti di terapia intensiva quanto per i reparti dedicati Covid, e che consentirà la gestione di tutti i casi provincia per provincia il più possibile, soprattutto grazie anche alla misura che ha illustrato prima il Presidente della Regione, quando ha parlato della possibilità di utilizzare, come stanno facendo altre regioni italiane, per i pazienti che sono guariti clinicamente ma che non sono ancora negativi il tampone, delle strutture alberghiere per decongestionare quelle sanitarie. E allora, quali sono le due più grandi domande? Ma la Sicilia è pronta a gestire un importante numero di terapie intensive? Il lavoro che noi abbiamo fatto segue la curva del contagio. E quindi noi già oggi siamo pronti alla gestione di 213 posti in terapia intensiva, soltanto 67 dei quali ad oggi occupati. E dalle prossime settimane, anche con l'arrivo dei ventilatori, questo piano si estenderà fino a 587 posti di terapia intensiva. È un fatto molto importante, perché significa che la nostra regione con questo piano raddoppia la dotazione di cui prima aveva a disposizione. E significa anche che quelle province che prima non avevano un numero sufficiente di posti per la gestione dell'emergenza, oggi nel piano vengono portate a potersi gestire autonomamente. Io ho il dovere di leggerlo perché chi ci ascolta è cittadino di tante province. L'ASP di Agrigento renderà operative 23 posizioni di terapia intensiva, quella di Caltanissetta 36, quella di Catania 128, quella di Enna 22, quella di Messina 111, quella di Palermo 162, quella di Ragusa 40, Siracusa 30, Trapani 35, per un totale di 587 posti in terapia intensiva. Abbiamo uno delle Non vedo l'ora già di poste averle delle così. Io poste con gli della schermi che controllo tutti i villaggi. Non vedo l'ora. droni ovunque, E poi che poi ovunque. trova. Con la mia voce, come di Becca, vi dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Questa sarà la voce del drone. Cazzo vai, con la carta! A calci in culo! Ecco qual è il modo per far applicare le norme! Non si esce! Questo è l'ordine del
arrestatemi pure. Chiaro? Sindaco Domenico Venuti, una situazione paradossale e assolutamente preoccupante. Da oggi il comune di Salemi è zona rossa ufficiale insieme in Sicilia all'altro comune di Agira. Erano giorni di assoluta incertezza e preoccupazione e ciò che ha sancito il Presidente della Regione Siciliana non fa altro che confermare appunto l'allarme, ma che speriamo insomma sia davvero quello che serve per contenere tutto. Immagino, o meglio, probabilmente non riesco nemmeno ad immaginare come si possa sentire un primo cittadino in questa condizione. Ma intanto una precisazione, buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione che state dedicando ovviamente per far circolare il più possibile notizie anche dirette, ecco, piuttosto che di rimbalzo. È chiaro che il termine zona rossa evoca in via, come dire, sensazionale molte cose ed è stato utilizzato anche nel comunicato, quindi voi giustamente lo riprendete, ma ad ora Salemi ha avuto, considerato che la zona rossa giallo-verde in Italia non esiste più perché è tutta zona rossa, c'è stata la necessità sulla base delle risultanze di alcune indagini epidemiologiche svolte e di delle relazioni che l'ASP ha fatto, di monitorare a Salemi più che altrove un'anomala crescita e una velocità nella diffusione di questo virus innescato da una serie di situazioni e quindi da più comunque focolai. Tutto questo ha portato me nella scorsa settimana a scrivere in modo energico e anche a comunicare in modo energico alle autorità competenti la possibilità di prendere delle iniziative straordinarie ed urgenti, tra questi il Presidente della Regione che è l'unico ad avere competenze in termini di emergenza sanitaria. Da questo punto di vista abbiamo fatto dopo diverse chiamate, analisi, monitoraggi di quelli che erano l'esito dei tamponi che si sono effettuati e che mi permetto di dire avrebbero bisogno di una grande accelerazione, perché dalla prevenzione parte la possibilità di contenimento, quindi più tamponi e più velocemente gli esiti, che altrimenti è più difficile gestire tutto questo, e questo io l'ho chiesto tra le varie cose. C'era anche la possibilità che ha valutato il Presidente della Regione di restringere ulteriormente quello che è già un divieto per tutti, perché il decreto del Ministero della Salute e del Ministero degli Interni interministeriale ha già stabilito che nessuno può lasciare il comune dove si trova, neanche di residenza. Allora a questo sono state aggiunte delle misure che sono previste per il comune di Salemi, nel senso che non si può giustificare semplicemente per motivi di lavoro l'ingresso e l'uscita, salvo per operatori sanitari e servizi di pubblica utilità, quindi essenziali. È pacifico che le merci continueranno ad entrare e anche ad uscire, ma quelle legate alla filiera alimentare e quindi alla filiera legata alla pubblica utilità o alla gestione dell'emergenza, quindi i supermercati non c'è bisogno di assaltarli, lo dico a coloro i quali ci ascolteranno, perché poi spesso questa è la prima reazione. La seconda questione importante è che una serie di soggetti che lavorano in filiere alimentari, ivi compresa l'agricoltura, continueranno a lavorare secondo questa ordinanza. Tutto questo è stato frutto di una lunga conversazione anche interpretativa, applicativa più che interpretativa, dell'ordinanza che ho ottenuto fino adesso con il prefetto, con la regione, con le forze dell'ordine, perché ovviamente c'era un po' di, come all'inizio sempre avviene, di difficoltà a capire come comportarci. È chiaro che ancora questa discussione proseguirà, ci sarà un altro collegamento nel pomeriggio, però stiamo cercando di trovare delle soluzioni per restringere insomma al massimo le entrate e le uscite. Gli accessi sono a Salemi controllati dalle pattuglie, a cui bisogna dare quelle giustificazioni di cui si parlava, che sono certamente più restrittive. Detto questo, che è un aspetto però importante, perché è chiaro che la gente va informata proprio su cosa sta avvenendo, io poi sulla situazione in generale mi sono rivolto più volte alla cittadinanza, nel senso di dire che al di là del peso che porto io, che certamente è notevole, è una situazione di difficoltà, è una situazione di disagio, è una situazione di assoluta novità con la quale ci misuriamo, questo ovviamente vale in modo amplificato per i cittadini, quindi io direi poco importa quello che chi in questo momento come me guida una comunità
sta vivendo. Io cerco di immedesimarmi in quello che vivono i cittadini e dico a tutti che questa paura che abbiamo dobbiamo trasformarla in forza, che a ciascuno dia la possibilità di affrontare con determinazione secondo il proprio ruolo, facendo ciò che deve fare. I cittadini rimanendo a casa, io continuando a lavorare, le forze dell'ordine, i sanitari, gli operatori ecologici continuando a fare il loro lavoro per i servizi essenziali, ma ciascuno deve fare il proprio dovere e la maggior parte dei cittadini e tutti quelli che non hanno necessità di uscire devono rimanere a casa, altrimenti questo virus non si sconfigge. Grazie Sindaco Domenico Venuti, buon lavoro e teniamoci forti. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi e ne usciremo e avremo sicuramente tempi migliori. Io su questo voglio lanciare un messaggio di grande fiducia. Costerà, ci costerà tanto in termini materiali non soltanto, ma ne usciremo. Buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori. C'è un secondo caso di Covid-19 in città. Il paziente è in isolamento domiciliare. La comunicazione è arrivata ieri pomeriggio dall'ASP, ma le sue condizioni, come quelle dell'autotrasportatore romeno, non preoccupano. Non ci sono indicazioni sull'identità del positivo al coronavirus, ma è stato disposto l'isolamento nella sua abitazione in città, proprio perché le condizioni di salute non destano preoccupazione clinica. È in attesa dell'esito del tampone invece uno dei 6 operai trasfertisti che si trovava in quarantena in una villetta di Manfre insieme ad altri 5 colleghi. Il loro periodo di quarantena si sarebbe dovuto concludere nel fine settimana, ma uno di loro, un 39enne, è stato trasferito a Caltanissetta per sospetto contagio da Covid-19. Verrà sottoposto a TAC, ma per il tampone e l'eventuale ricovero potrebbe finire a Caltagirone, dato che a Santeria i posti sono finiti. E proprio nell'ospedale del capoluogo è morto il medico 69enne Riesino che aveva contratto il coronavirus. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Le sue condizioni si erano aggravate e per i medici in Isseni è stato praticamente impossibile evitare il peggio. Calogero Giambarresi era stato ricoverato sabato scorso nel reparto di malattie infettive. L'aggravamento delle sue condizioni sarebbe stato determinato da una polmonite. I medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma ogni tentativo è risultato vano, malgrado l'immediato intubamento. Intanto è già stato somministrato a 4 pazienti il tocilizumab, il farmaco antireumatoideo che sta producendo immediati effetti positivi per la cura del coronavirus. Potrebbe essere un'importante svolta in un territorio che ancora non risente di un peso eccessivo di contagi, ma che registra 2 decessi, l'ultimo quello del medico di Riesi. Il numero dei ricoverati al Sant'Elia è di 17, 4 in terapia intensiva. Sono 15 quelli domiciliati e positivi al test, che si trovano a casa in sorveglianza attiva in condizioni non meritevoli di ricovero, 13 malattie infettive, 4 dei quali provenienti da altri ospedali. Il nuovo ricovero nel reparto di malattie infettive riguarda un paziente di Sera di Falco. Sono ricoverati all'ospedale di Caltagirone un paziente di Niscemi e una di Caltanissetta. È arrivata a Modica dalla Lombardia una donna positiva al Covid-19. La signora adesso è ricoverata all'ospedale maggiore di Modica e sarebbe arrivata in Sicilia in aereo e poi avrebbe addirittura preso un taxi. La pensionata è stata denunciata per attentato alla salute pubblica. Ad informare riguardo la situazione ai cittadini è il sindaco della città ragusana Ignazio Abbate tramite il suo profilo Facebook dove scrive: «È un fatto gravissimo che rischia di avere pesanti conseguenze nella nostra comunità. Alla faccia dei proclami e dei divieti, oggi una cittadina modicana è evasa dalla quarantena in Lombardia e comodamente in aereo ha raggiunto Catania e da lì in taxi è arrivata a Modica. La donna, come anticipatamente detto, ricoverata, sarebbe in gravi condizioni». Buongiorno a tutti, sono una cittadina italiana e mi trovo a Tunisi con la mia bambina di 4 anni. E a causa delle restrizioni del coronavirus siamo rimasti bloccati qua in Tunisia. Giorno 20 marzo sono partiti 2 aerei dalla Tunisia con tratta Tunisi e Fiumicino, ma avendo a seguito un'auto non sono potuta rientrare in Italia. Sia io che la mia bambina e come tanti altri connazionali non possiamo rientrare in Italia perché abbiamo a seguito auto, motori, eccetera. Abbiamo bisogno di rientrare nel nostro paese. Anche qua la situazione è molto difficile. Abbiamo chiamato in ambasciata e l'ambasciata ci dice di rimanere dove siamo.
Come cittadini italiani dobbiamo rientrare in Italia perché dall'Italia partono i tunisini per rientrare nel loro paese e noi vogliamo rientrare nel nostro paese. Chiedo un appello al presidente Musumeci di aiutarci a rientrare in Italia perché anche qua la situazione è molto difficile, con una differenza che almeno in Italia abbiamo i nostri familiari. Abbiamo bisogno di rientrare. Aiutateci, siamo italiani e come tali dobbiamo rientrare. Grazie a tutti per l'attenzione. Aiutateci a rientrare. Abbiamo bisogno del nostro paese. Grazie. Via libera alla cassa Di crisi integrazione in secondo deroga per l'azione le del aziende ministro siciliane. onesto Dopo il posso lungo dire confronto della avviato sanità nei giorni del scorsi, al termine Sicilia di una riunione in videoconferenza convocata dall'assessore regionale del lavoro Antonio Scavone con l'INPS, l'ANPAL e i rappresentanti delle forze sociali datoriali del mondo delle professioni e del terzo settore più rappresentativo, si è arrivati all'accordo. Un risultato soddisfacente, ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che permette, grazie a procedure più semplificate e concertate con tutti gli interessati, di accelerare la corresponsione d'un sostegno al reddito ai lavoratori sospesi e a rischio di espulsione dai processi produttivi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tra le novità più significative, l'accesso alla cassa integrazione degli operatori del terzo settore. I datori di lavoro che hanno sospeso la propria attività potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. A beneficiare del sussidio i lavoratori subordinati, anche i pescatori delle acque interne, esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici. Il trattamento di cassa integrazione limitatamente ai lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione delle attività è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, afferma una nota. Il trattamento può essere riconosciuto, spiega Scavone, per un massimo di 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio e limitatamente ai dipendenti già in forza a quella data, eventuali maggiori periodi dovranno essere autorizzati dal governo nazionale. Nonostante l'allerta coronavirus e i numeri di contagi sempre più alti in Sicilia, c'è chi ancora decide di contravvenire ai divieti ed esce per futili motivi da casa. Accade nella provincia di Agrigento, dove i carabinieri hanno arrestato 3 pregiudicati già sottoposti a misure cautelari. Un 78enne ed un 49enne che si trovavano ai domiciliari a Ravanusa per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono stati trovati dai militari fuori dalla loro abitazione. I due non hanno neanche saputo giustificare la loro presenza fuori di casa, come previsto dai decreti del Presidente del Consiglio. Il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di trasferirli presso la casa circondariale di Contrada Petrusa ad Agrigento. Ad Agrigento, inoltre, un 28enne pregiudicato sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato controllato a bordo della sua auto in piazzale Giglia a San Leone in compagnia di un minorenne. L'uomo è apparso nervoso. I carabinieri della stazione del villaggio Mosè hanno deciso di approfondire i controlli. All'interno del vano portaoggetti della macchina sono state trovate 10 dosi di marijuana già confezionate e pronte per essere vendute. L'autorità giudiziaria ha gravato immediatamente la misura nei confronti del giovane, sottoponendolo agli arresti domiciliari. Bentrovati da Nikos di Trebi Meteo. Mentre l'anticiclone giovedì rimarrà ancora a nord tra isole britanniche, Scandinavia, paesi orientali dell'Europa, un minimo di bassa pressione isolato abbraccerà tutta Italia, posizionato proprio tra la Sicilia ed il Basso Tirreno, con venti sostenuti e copertura nuvolosa diffusa su tutte le regioni. Andiamo al dettaglio delle precipitazioni perché ci mostrano proprio questa giornata di maltempo per il centro-sud. Piogge soprattutto tra Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, anche intense sulla Calabria Ionica, la Basilicata, ma fenomeni attesi anche al centro Italia e tra Basso Piemonte e Emilia Romagna. La prossima grafica ci evidenzia di fatti questa giornata perturbata, con neve sull'Appennino a quote alte, qualche fiocco invece ancora a quote basse tra Marche, Emilia Romagna, Basso Piemonte, però
Al sud, appunto, la quota neve in netto rialzo per il sopraggiungere di venti più temperati da sud a sud-est. Il quadro termico, difatti, vede delle massime in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Al nord, come dicevo, a parte Emilia-Romagna e Piemonte, tempo nel complesso discreto. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo.